Posso aiutarla? C'è qualche problema? Nessun problema, no. Nessun problema, signora. I segnali Artrol convergono qui. Alla compagnia di autobus. Tutto conduce a Rosa Parks. Già, un po' inquietante. Diamo un'occhiata in giro. Non è una buona idea. Non c'è niente qui. Perché serrare un magazzino vuoto? Forse perché non è vuoto. Quella non c'era un secondo fa. Ma davvero? C'era, ma non la vedevamo. Filtro di percezione. Perché dovrebbero nascondere una valigia? La possiamo aprire? Ecco la domanda che aspettavo. Voi non siete emozionati perché io lo sono tanto. Se ci fosse una bomba? E non rovinarmi questo momento. Wow, non sono degli anni 50. Lo sapevo. Questo è un bel problema. Non siamo gli unici a Montgomery di un'altra era. Sai di che cosa si tratta? Mattone di informazioni, dispositivi intercettanti e di sorveglianza, tutti piuttosto scarichi. Perché li hanno lasciati qui? Questo spiega i segnali, Artron. È una pessima notizia. Un caricabatterie di riserva. Da questa parte! Sono armata. Significa che non dovrei spararti? Naturalmente. Allora, armi a spostamento temporale. Orribili, non le ho mai sopportate. Grazie. Non era un complimento. Serve molta energia per spostare le cose nel tempo. E sappiamo entrambi che le tue armi sono piuttosto esaurite. Io ho la batteria di ricambio. Stai seminando tracce residue di energia Artron in tutto il 1955. Chi sei tu, la polizia Artron? Forse lo sei. La cabina nel veicolo è un TARDIS? Potrebbe. Cosa ti importa? Beh, potrebbe valere un po'. Nah, non quello. Di seconda mano, chilometri infiniti, molto trascurato. Certo, sempre meglio di un manipolatore del vortice, come quello al tuo polso. Viaggio nel tempo economico e scadente. Che cosa vuoi da Rosa Parks? Chi? Oh, mi fai innervosire. La cosa è reciproca. Da quant'è che sei qui? Lasciate Montgomery. Non sei il primo che ce lo dice. Se ti rivedo in giro, io ti uccido. Non minacciarmi. Su, va per la tua strada. Che vuoi fare? Andiamo, gente! Ce ne andiamo davvero? Non ci penso nemmeno.